Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 8. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting, stagione 8, episodio 90, porta seriale parallela e USB. In elettronica ed informatica, la porta parallela Line Printer Terminal è un'interfaccia che fu usata nei primi anni dell'informatica per collegare un computer a una stampante. In seguito, nella versione bidirezionale, la porta parallela fu impiegata anche per connettere scanner, unità zip, hard disk, lettori CD-ROM e webcam. Ora, la porta parallela, era nata come unidirezionale, trasmissione di dati dal computer alla periferica collegata. Ma con il tempo fu sviluppato anche uno standard bidirezionale, la IEEE 1284. La trasmissione di un dato dal PC alla stampante deve rispettare il protocollo Centronix, che può essere riassunto praticamente in questi passi. Il computer controlla se la stampante è pronta, dopodiché trasferisce i dati. La stampante risponde ponendo il BC, il bit di BC, a 1, quindi perché diciamo ha il buffer più piccolo rispetto diciamo al buffer dati del computer, e quindi ci vuole più tempo per smaltire i dati, dato che poi li deve andare a stampare. Finché rimane in busy la stampante, il computer rimane in sospensione e attende la possibilità di continuare la sua spedizione dei dati. Il trasferimento appunto dei dati richiede in questa modalità molto più tempo della sua effettiva stampa, e se la stampante aveva riempito il suo buffer, manteneva il busy uguale a 1 fino a quando non aveva liberato lo spazio per ricevere altri dati. Che cosa vi posso dire? Dunque, se siete interessati a questi elementi basilari, bloggata basilare di informatica, la trovate in collegata, diciamo il link in descrizione di questo file. La porta seriale invece in informatica era un tempo la RS232, e praticamente è una porta che permetteva diciamo di andare a trasferire dati, solitamente era utilizzata per una linea telefonica. Ora, qual è la differenza tra una porta seriale ed una porta parallela? La porta seriale è che c'è una sincronizzazione, abbiamo una sincronizzazione diciamo con un clock dell'hardware, quindi le due periferiche, emittente e ricevente, sono sincronizzati con il rispettivo clock e si passano i dati. Oppure non c'è sincronizzazione e trasmittente e ricevente si sincronizzano tramite il trasferimento dei dati, in cui c'è un bit di stop o di invio praticamente dei dati. È una modalità molto più efficiente rispetto a quella parallela, dato che si va a saturare in modo minore i relativi buffer. Dunque, che cosa vi posso dire? Sì, un tempo nel lontanissimo passato tutte le prese seriali e parallele erano prese a freddo e non erano plug and play, nel senso che potevano essere agganciate solo a computer a periferica spenta e necessitavano sempre dell'installazione dei drivers per gestire la periferica. Invece la porta parallela quanto la porta seriale, comprese RS232, sono considerati ormai hardware obsoleti. Oggi diciamo un po' tutti utilizzano la presa USB. Ora, la presa USB è a caldo ed è plug and play, nel senso che possono essere agganciati o sganciati dal computer e la periferica senza curarsi diciamo di cosa, se le periferiche sono accese e il computer è acceso. Sono vari standard sulle prese USB, USB 1 fino a 1,5 megabit al secondo, ossia 187.5 kb al secondo, USB 1.1 da 12 megabit, USB 2.0 da 480 megabit fino a 60 megabit al secondo,
USB 3.0 4,8 gigabit al secondo, sia 600 MB al secondo, e infine la USB 3.1 velocità teorica di 10 gigabit al secondo, sia 1.25 gigabyte al secondo. Quindi le prime misure 1,5 megabit al secondo, 12 megabit al secondo, 480 megabit al secondo, 4,8 gigabit al secondo, 10 gigabit al secondo. Questi sono i vari tipi di velocità della USB, dalla 1.0 fino alla 3.1. Al modificarsi degli standard, appunto, sono cambiati sia spesso gli spinotti quanto la pedinatura, anche se il design della presa USB sono rimaste sempre più o meno simili, avendo però comunque forme con dimensioni diverse. Ok, se siete interessati a questa bloggata basilare, porta seriale, porta parallela e prese USB, il link lo trovate in descrizione. Per questa puntata è tutto, ciao, un saluto.